deciso di raccontarvi la vacanza che ho fatto di 5 giorni a Riva del Garda in un modo un po' diverso rispetto al solito vlog, e cioè facendovi vedere praticamente le foto che ho fatto delle cose che più mi hanno colpita e quindi commentando un po' questo insieme a voi, che poi sono le foto che trovate anche sul mio profilo Instagram. E trovate il link sotto. Mi raccomando, venite a seguirmi perché lì posto quasi tutti i giorni. E quindi niente, io voglio far vedere appunto le cose che più mi sono piaciute. Allora, non è un posto per me nuovo, nel senso che io a Riva del Garda ci sono andata 3 volte sicuro, forse anche 4, perché ogni volta scopro cose nuove, posti nuovi, percorsi nuovi. Mi piace tantissimo e secondo me Riva del Garda è proprio il punto migliore perché è vicino a tantissime destinazioni naturali che sono quindi facilmente raggiungibili e che vi fanno scoprire veramente degli ambienti naturali bellissimi. Allora, io inizierei subito dalla foto che ho, diciamo, chiamato Neve a Maggio Lago di Garda, perché la prima cosa che ho visto appena sono arrivata e che mi ha colpita è stata la neve sui monti davanti appunto al lago, comunque attorno al lago, e come vedete ce n'era veramente un bel po'. E questa cosa mi ha veramente colpita, un po' perché io la neve non la vedo mai, perché qui dove abito io non la fa quasi mai, è difficile, e soprattutto perché comunque la vedevo così a maggio, vicino al lago, a una comunque altezza non eccessiva, e quindi mi piaceva, ed è stata una cosa che ho visto praticamente tutti i giorni e niente, mi è piaciuta troppo. Poi iniziamo da quello che ho visto il primo giorno, dal primo percorso che ho fatto, ed è stato praticamente questo percorso che era chiamato percorso Busatte Tempesta, che sono praticamente le località di arrivo di destinazione, di arrivo e di partenza e di arrivo. Ed era un sentiero che, leggendo appunto sulla app la descrizione, era quello che vi faceva per esempio percorrere appunto questo sentiero in mezzo alla natura, attraversando anche delle scalette panoramiche. E io ho visto le foto di queste scalette e mi hanno attirata subito. Poi, quando le ho fatte, mi hanno attirata ancora di più. Diciamo che questa è la foto, diciamo, iniziale un po' del percorso. E come vedete c'era appunto questo sasso, quindi questa roccia, e mi ci sono piazzata sopra perché io volevo la foto con la neve dietro. Infatti, come vedete, c'è appunto la neve che si intravede sui monti. Purtroppo il tempo è stato, purtroppo, non lo so se purtroppo o per fortuna, non dei migliori. Non ha piovuto, ha iniziato a piovere il giorno che sono partita, quindi ok, benissimo, da lassù insomma, per tornare a casa. E è stato sempre un po' ventoso, un po' così con il cielo coperto, però un po' freddo anche. Però appunto ecco, per fare queste escursioni secondo me è il tempo migliore, perché non c'è quel sole che ti crea appunto quella cappa di calore che ti opprime, e quindi per me è stato fantastico. Quindi questo è, diciamo, l'inizio del primo sentiero fatto. Dopodiché passiamo appunto a queste mitiche scalette, e lungo il percorso se ne incontrano 3 o 4, non ricordo. Queste, diciamo, erano quelle un po' più lunghe, infatti ci ho fatto la foto proprio perché fanno vedere proprio appunto la loro, diciamo, lunghezza, e sono bellissime perché sono altissime e sono praticamente fissate nella roccia, sono quindi sospese su questa roccia e sono appunto fissate nella roccia. E sono veramente bellissime e anche abbastanza faticose e allenanti da fare, perché hanno comunque gli scalini belli alti. Quindi questa, diciamo, una foto su queste scalette, e come vedete il panorama
che ve lo dico a fare, è bellissimo con il lago, i monti, tutto questo verde è fantastico. E ho provato poi a fare questa foto per cercare di far capire quanto fossero alte queste scale, ma ovviamente la foto non rende assolutamente giustizia a quello che si vede dal vivo. È bellissimo, quasi anche vertiginoso, anche se non soffrite di vertigini, comunque un po' di effetto ve lo fa vedere appunto tutto questo vuoto intorno a voi. Comunque sì, bellissimo. E queste sono appunto un'altra foto di queste appunto scale e della visuale che c'era, quindi del lago, e niente, a me questi panorami lasciano sempre molto molto stupita. La natura mi piace troppo. E quindi diciamo questo è stato un po', diciamo, il primo giorno. Dopodiché sono andata a fare, ovviamente se andate a Riva del Garda e vi piace la bicicletta, ma anche a piedi, però con la bici riuscite comunque ad arrivare più lontano, è inevitabile fare la strada del Ponale o della Ponale. Non ho capito perché a volte l'ho visto scritto al femminile, altre volte al maschile, quindi non so, io dico il Ponale, poi se è la Ponale, perdonatemi. Ed è bellissimo perché ovviamente è questa strada che va appunto in salita sempre più in alto e sotto c'è il lago, quindi è una strada a picco sopra il lago e anche lì la vista è bellissima. Io l'ho fatta già 3-4 volte, quindi tutte le volte che sono andata l'ho fatta in bici, però ogni volta è bella. E così come ho fatto un'altra volta, sono arrivata con la bici, e questa è la foto che lo testimonia, al lago di Ledro. È una bella, bella pedalata, perché c'è tanta salita e a un certo punto non ce l'ho fatta, lo ammetto, e ho proseguito a piedi portando la bici a mano, però insomma, sono arrivata alla fine. E niente, ho voluto celebrare appunto l'arrivo con questa foto, ma non ho fatto altre foto perché comunque l'avevo già fatta vedere questo percorso, l'avevo già fatto vedere in un altro vlog fatto anni fa, e quindi se cercate lo trovate. E mi piace troppo andare in bici. Quel giorno, come vedete, c'era il sole. Niente, se sentite rumori strani è perché qui stanno facendo dei lavori. Poi un altro bellissimo percorso che ho fatto è questo, che partiva da una città che si chiama Arco e praticamente proseguiva lungo le cave di Olite. Questa appunto è una foto fatta proprio sotto a una parete appunto di Olite, che leggendo appunto nelle varie, diciamo, cose informative che si trovano lungo il percorso, era una pietra che inizialmente era utilizzata per fare monumenti, fontane, insomma, decori vari. Poi successivamente è stata invece utilizzata per fare le tubature dell'acquedotto, momento in cui appunto si è iniziato a costruire appunto l'acquedotto. Queste cave di Olite poi attirano molto gli scalatori, quindi coloro che sono amanti delle scalate, e quindi niente, questa foto io la trovo bellissima perché mostra proprio la maestosità di questa roccia. Dopodiché, proseguendo il percorso, trovano appunto queste cave che ormai sono appunto abbandonate, ma che mostrano però i segni dell'uomo, quindi dell'intervento dell'uomo. Per cui ci sono appunto ancora tutti i segni anche delle picconate, addirittura, non so se vedete, ma nella foto quella in basso, quel puntino in fondo sono io. E sono bellissime perché sembra che questa roccia ti cada addosso, perché come vedete sono rimaste, avendo appunto scavato, delle colonne e sembra che tutta la roccia sovrastante si regga solo su quelle colonne, quindi è anche un po' inquietante l'ambiente, però è bellissima, affascinantissimo. Io non l'ho vista, però c'è scritto appunto che in alcuni punti in queste cave
ci sono ancora sulle pareti scritti i numeri o comunque le scritte fatte dai minatori durante le loro appunto azioni, i loro lavori. Quindi bellissime. E quindi ho fatto un'altra foto, sempre in queste cave, perché appunto camminarci dentro è troppo bello. Sembrano proprio dei luoghi abbandonati nel tempo. Io, non lo so, ti fa venire proprio voglia fare queste passeggiate di rispettare la natura. E poi da ultimo ho fatto quest'altra foto, che c'era scritto essere questa, comunque i resti, di una delle case dei minatori che abitavano appunto lì. E niente, anche questa mi piace troppo, è una foto che mi piace tantissimo perché era proprio bello il luogo. Passate queste cave di olite, si passava attraverso un bosco di lecci e quindi io ci ho voluto fare queste due foto perché mi sembravano proprio uno di quei posti da film o tipo da cartone, tipo quei sentieri che si vedevano su Anna da Capelli Rossi in mezzo al bosco, cioè bellissimi, anche questi alberi veramente bellissimi. E a me i boschi attirano tantissimo perché sono silenziosi, c'è proprio pace, tranquillità, non come qui che, come sentite, stanno facendo appunto i lavori edili, ma purtroppo se non registro il video adesso non lo registro più. E poi si andava a vedere le trincee, si passava anche attraverso appunto le trincee della prima guerra mondiale, e sono le trincee di Bastre, e queste sono appunto alcune foto che ho fatto, ma sono veramente lunghissime, immense, e anche questo luogo ti suscita proprio il rispetto per chi comunque lì ha combattuto, per chi lì è morto, ha vissuto anche lì. Sono luoghi veramente che a me, io quando vedo scritto su un sentiero che porta alle trincee, io quel sentiero lo devo fare assolutamente, perché le voglio vedere sempre, quando ho possibilità le voglio vedere sempre. E poi ho fatto quest'altra foto alla neve, ovviamente, e quest'altra foto appunto è sempre fatta proprio dal bordo di una di queste trincee, quindi bellissimo. E poi da ultimo, camminando sempre lungo questo percorso, ho incontrato questo albero morto che però, come vedete, aveva questa forma, cioè sembra veramente una creatura fantastica, comunque una creatura strana ma viva. Se vedete, infatti, a parte si può anche tipo le zampette, sembra, ma ha proprio anche era un buco, vedendo da vicino appunto è un buco, da lontano forse può sembrare più che un buco un pezzo appunto di legno, proprio al posto dell'occhio, nel punto giusto. Cioè, come vedete, è qualcosa di incredibile, è veramente qualcosa di sorprendente. E poi un altro giorno invece ho fatto un altro giro e ho fatto un percorso un pochino più tranquillo, meno diciamo da arrampicarsi ma più da camminare, e ho incontrato un bosco di pini. Io ho provato con queste foto a cercare di dare l'idea della loro altezza. Erano dei pini che avevano un fusto molto sottile, ma erano altissimi. Io non so dire quanto fossero alti, e forse le foto non rendono l'idea, ma erano altissimi. E la cosa sorprendente è che erano tutti proprio allineati in modo preciso, ma si estendevano per moltissimi metri, e ognuno aveva il suo spazio e nessuno andava ad invadere lo spazio dell'altro albero. Cioè,
A me sta cosa veramente ha sorpreso e camminavo in mezzo a questi pini sempre con il naso all'insù praticamente per ammirarli, bellissimi. E a un certo punto si incontra anche, come vedete, questo ponte, che è un ponte addirittura romano, quindi avrà 2000 anni ma anche più. E la foto non rende giustizia di quanto fosse strana questa visuale che ho cercato di catturare appunto con la foto, perché sembrava veramente un luogo tipo quello dei film del Signore degli Anelli, quei luoghi un po' così, anche un po' fantastici. Era veramente un qualcosa di bellissimo, con questo fiume appunto che ci passava sotto. E a proposito di questo fiume andava a creare questa cascata. Il fiume praticamente è il Gorg d'Abyss e creava appunto questa cascata, che non è enorme, però comunque era un bello spettacolo. E ho cercato appunto anche questa di fotografarla col grand'angolo, cercando di far capire più o meno come fosse l'ambiente. E niente, anche questo mi è piaciuto. Questa passeggiata era lunga 5 km, quindi non tantissimo, però era bellissima perché c'era un silenzio assurdo e per tutto il percorso. Non, io spero che mi si senta, perché questo rumore è veramente, mi dispiace, ma non posso fare a meno. E c'era appunto questo silenzio e si sentiva in sottofondo quest'acqua che scorreva, era bellissimo. E a un certo punto si arrivava alle malghe e alle baite, e quindi niente, ho voluto fare questa foto proprio perché in questo punto, con tutti questi monti avanti a me che si estendevano per un bel po', mi sembrava veramente mi sentivo veramente libera. Mi piaceva, questa sensazione mi è piaciuta tantissimo, e ho cercato appunto di rappresentarla in questa foto. Così come quest'altra in mezzo al prato, perché ho visto questo prato immenso che aveva anche tutte queste margheritine gialle, se vedete, e per un attimo io mi sono sentita Heidi. Era proprio il classico ambiente che si vede sul film, sul cartone di Heidi, e mi sono dovuta sedere. Era anche bagnata, però non fa niente. Questa foto infatti mi piace tantissimo, perché mi ricordo proprio questa sensazione che ho avuto, proprio di volermi sedere sull'erba e fare la foto come se fossi Heidi. Ok, poi a un certo punto, alla fine di tutto questo percorso, si arrivava a questa chiesa. Ok, io che fotografo una chiesa, è strano, considerando appunto non solo che sono atea, ma anche sbattezzata, cioè quindi a me proprio delle chiese non può, non dico fregare perché pare brutto, ma insomma non mi importa assolutamente nulla, e se passo davanti a una chiesa passo e via. Questa però era veramente un qualcosa di delizioso, perché comunque io sì, snobbo le chiese, snobbo la religione, tutto ciò che è religioso, però se vedo qualcosa che è comunque artistico, cioè mi piace, mi colpisce. Questa chiesa era dedicata, cioè è dedicata a San Giorgio, che praticamente è colui che ha ucciso il drago. E infatti davanti alla chiesa c'era questa statua lignea che era fatta a triangolo. Su un lato c'era San Giorgio, sull'altro, come vedete appunto sulla prima foto, c'era il drago, e sul terzo lato c'era il cavallo. Ma questa scultura era veramente un qualcosa di bellissimo, minuzioso, nei minimi dettagli. Mi è piaciuta tantissimo. E la chiesetta anche era molto carina, perché come vedete ha una struttura molto semplice. Sembra proprio la classica casetta che si disegna da bambini, no? Però la cosa particolare che ha è che ha questo campanile, come vedete, che sbuca da dietro, che è a forma di fungo. Quindi diciamo la rende un po' più particolare. E basta, credo di avervi fatto vedere tutto. Cerco di vedere anche qui su Instagram, ma sì, vi ho fatto vedere tutte le foto che ho fatto, a tutte le cose che più mi sono piaciute di questi 5 giorni. Sono stati giorni in cui non mi sono fermata un attimo, ho sempre fatto escursioni, ho sempre camminato, sono andata in bici,
quindi insomma dalla mattina era sempre in movimento, ma io raga vi giuro sono tornata a casa energica, non ero assolutamente stanca e infatti questo fine settimana tra sabato e domenica ho pulito casa qui, ho fatto tutte le lavatrici che dovevo fare, ho stirato tutti i panni, cioè ho messo a posto tutto e mi sentivo super super energica. Quindi secondo me avere staccato qualche giorno dal cellulare, perché non lo guardavo quasi mai se non la sera, avere staccato anche dai video di YouTube, dai social in genere, e aver respirato tutta quest'aria, lontano dai rumori, senza quindi tutto il traffico, il telefono che suona, la gente che chiacchiera, mi ha veramente rigenerata e io veramente non vedo l'ora di tornare lassù, perché è stata una vacanza bellissima e con dei luoghi veramente fantastici che mi rimarranno per sempre impressi. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo modo che ho pensato di fare per raccontarvi la mia vacanza. Mi sembra un po' più carino di un vlog, non lo so, magari vlog si tende quindi a chiacchierare anche del più del meno e per passare il tempo e niente, alla fine non si fa vedere nulla. Così invece io vi ho fatto vedere proprio tutto quello che mi ha colpito di più e spero che sia piaciuto anche a voi. E niente, vi ricordo di iscrivervi ai miei social, soprattutto Instagram, e trovate il link sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!